Ciao ragazze, bentornate sul canale Buon 2020. Non vi aspettavate questo tipo di video, ma ho deciso di farlo perché ultimamente, negli ultimi mesi, da quando appunto ho fatto il corso per la ricostruzione, quindi ho iniziato a praticare con questo nuovo mondo, è uno dei video che guardo di più. E siccome i saldi sono iniziati ieri su Passione Unghie, io ho fatto l'ordine ieri mattina e oggi mi è già arrivato, ho deciso di farlo, di farvi vedere che cosa ho preso, perché può essere sempre utile vedere dei colori dal vivo, tra virgolette, in videocamera, però magari che sono un po' più reali rispetto alle varie foto che potete trovare online. Per chi capiterà su questo video per l'argomento, benvenute, per tutte le altre invece non vi preoccupate, perché come vi dicevo, dopo di questo torneranno i miei soliti video e preparatevi perché ci sarà il best of 2019 di prodotti skincare e makeup. Iniziamo, così facciamo una cosa molto molto veloce. La prima cosa che vi faccio vedere è l'omaggino. Passione Unghie, in ogni ordine che fate, a prescindere dalla spesa che fate appunto, omaggia di un omaggino, e sono quasi sempre dei glitterini. Questo giro mi sono capitati dei colori, un colore bellissimo, è un, adesso ve lo apro senza far volare tutto, eccolo qua, è un color oro, quasi sabbia, ocra, bellissimi questi glitterini, così sono molto molto belli, questi tornano sempre utili per delle decorazioni. Poi partiamo dalle basi. Ho preso sia cose in saldo che non in saldo. Partiamo da quello non in saldo, ma mi servivano queste scorte. Ho preso i loro buffer, perché fra tutti i buffer che ho provato, questi sono i migliori secondo me, almeno per me, soprattutto perché durano tanto. Il buffer è uno di quelle lime che si consuma alla velocità della luce, e questo invece si consuma meno in fretta. Quindi ho fatto scorta. Vi metto comunque giù nell'info box tutti gli articoli che ho preso e il prezzo che hanno sul sito. Poi ho fatto scorta, perché io in ogni ordine, a prescindere dal sito, ma qualsiasi ordine di prodotti unghie che faccio, ne prendo sempre uno. Ho preso il loro cleaner, che avevo già usato e finito e mi era piaciuto, e quindi, dato che facevo l'ordine, ne ho approfittato e ne ho preso uno nuovo. Poi ho preso questi gommini per le punte per la fresa, che praticamente ne ho presi due, li vendono singolarmente, e sono i gommini da mettere, adesso vi faccio vedere con una punta, ecco una punta, questa è la, sempre una punta di Passione Unghie, da mettere sulla punta, in modo che la fresa venga protetta un pochino di più dall'entrata della polvere quando appunto la si lavora. E quindi ne ho presi due, perché ho preso due punte nuove che adesso vi faccio vedere subito, così da proteggerle. Allora, in realtà ho preso quattro punte, due per le cuticole, per il giro cuticole, per fare quindi la dry manicure, e due proprio per smontare. Allora, ho voluto prendere questa in ceramica perché ho visto qualche ragazza che la utilizza qui su YouTube, smonta la velocità della luce, quindi ho detto la voglio provare anch'io. Io al momento sto utilizzando la Raptor media, grana media, quella blu, e per provare ho preso anche questa. E poi, sempre Raptor, ho preso quella per il semipermanente, che è questa qui, a grana fine, con il gommino rosso, che appunto serve per smontare il semipermanente o comunque limare un po' la struttura. Io ci smonterò il semipermanente con rinforzo, tipo quello Cosù, o comunque, insomma, semipermanenti in generale. E poi, aspettate che chiudo anche questa, le punte per le cuticole. Allora, io al momento ho la Diamond Candela, che è questa qui, e mi ci trovo benissimo. Ho voluto provare questa qui, che è la punta, non mi ricordo il nome, comunque la giro cuticole, ve lo scrivo giù, che aiuta appunto a sollevare le cuticole, a lavorare meglio. E poi ho preso la mini punta a sfera, sempre per la dry manicure, quindi sempre per lavorare sul giro cuticole.
che è questa piccolina. Magari quando le proverò ve ne parlerò poi su Instagram. Ho un altro account in Instagram per quanto riguarda solo i lavori che faccio sulle unghie, per le unghie, sulle mani, in modo da non farvi confusione se, ecco, se no vi avrei ammorbato sulla mia pagina che conoscete tutte con i lavori sulle unghie. Invece ne ho separato la cosa. Andiamo avanti, ho preso la calamita per fare, da utilizzare con i semipermanenti cat eyes, quell'effetto 5D. Oddio, come si apre? Allora, aspettate. Eccola qui. La classica calamita, abbiamo la calamita piccolina doppia, il doppio magnete ed il magnete che si può anche staccare in teoria. Adesso vabbè, adesso non ci giochiamo troppo, comunque il classico magnete per fare l'effetto 5D. Poi, prima di passare, tutto questo non era in saldo e neanche tutto questo, e in saldo ci sono solo gli 8 colori che ho preso, che vi faccio vedere tra poco. Allora, olio cuticole per me è una nuova passione, li proverò tutti. Per iniziare con quelli di passione unghie ho preso quello alla vaniglia. Questi mi piacciono molto perché, a differenza degli altri olietti per cuticole che ho, che hanno il pennellino come lo smalto, questo ha il contagocce. Voglio sentire il profumo? Proprio tortoso, sa proprio di torta, buono. Ok. Poi una base HD per fare il semi permanente rinforzato. Erano uscite, intanto me le sono già aperte perché sennò poi mi si aprivano male, io devo aprirle tutte senza rovinarle. E erano usciti un mesetto e mezzo fa, 2 mesetti fa, queste due nuove basi HD, la Diamond Glitter, che è questa che ho preso, e la Glitter Gold, insomma, quella più calda. Io ho scelto la versione fredda, quindi con i glitter argentati, ed è bellissima, è bellissima, guardate che bella. Ve la stenderò su tip, ma la stesura sulle tip la faccio dopo. Vi inserisco comunque il frame, quindi l'avrete già visto, però me le stendo dopo con calma. E poi, per quanto riguarda, appunto, come vi dicevo, i cat eyes, ho preso questo semipermanente che non era in saldo, non sono andati in saldo, ma lo volevo prendere, ma avevo aspettato nella speranza, non è successo, vabbè. Ho preso il 5D blu, che ha dei riflessi sia blu che viola, perché fra quelli che avevo visto è quello che mi piaceva di più, cioè quello che avrei fatto su di me più volentieri, e quindi l'ho preso. Tra l'altro vi do un consiglio, siccome mi è capitato qualche ordine fa di scegliere i colori sul sito e poi trovarmi a constatare che erano leggermente diversi, ho adottato una nuova tecnica anche per tutti i colori che ho preso adesso. E su Facebook c'è proprio il gruppo di Passione Unghie Official, vi iscrivete al gruppo, cercate nella lente di ingrandimento sul gruppo il nome del colore che vi interessa e vi escono tutti i lavori delle ragazze che hanno usato quel colore, che hanno condiviso la foto, in modo da poter vedere il lavoro più reale. Poi ci sono sempre le luci che un po' alterano, però al 99% mi fido molto di più a fare così. Ok, cosa ho preso in saldo? Colori, tutti gel color, fast e classici. Adesso li tiro fuori. Io preferisco i fast, devo dire la verità, che
il gel color di passione unghie che si polimerizza 5 secondi se poi applicate un lucido sopra, o 30 per autosigillarsi. Io comunque lo sigillo sempre, non lo lascio mai autosigillato. E poi i classici, che sono proprio dei classici, si stendono benissimo. Sono fra i gel color che ho provato, non è che li ho provati adesso tutti di tutte le marche, però almeno altre 2-3 referenze di altri brand ce li ho, e questi restano i miei preferiti come colori e come stesura. Allora, iniziamo da questi due, perché li avevo divisi anche già per colore. Come vi dicevo, poi io mi sono già preparata le tip e voi li vedrete già in contemporanea. Mi ero già preparata tutte le mie tip per stendere i prodotti. Allora, Sexy Plum, un fast. Aspetterò a stenderli, quindi lo vedrete tra qualche oretta poi il video, perché sono appena arrivati. Sexy Plum è questo colore viola stupendo, con questi satinato, quindi con questi micro glitterini, bellissimo, che mi ricorda un po' Midnight Blue, che è un blu, però come concetto e come effetto secondo me è molto molto simile, che è un colore che ho fatto anche su di me, mi piace molto. Corfù, no, Corfù è un colore che non avrei mai pensato di dire che bello, e invece è ancora più bello rispetto alle varie foto, ed è questo blu verde molto greco. Ecco, se vado in vacanza in Grecia quest'estate mi metto questo, bellissimo. Poi lasciamo i naturali per ultimi e apriamo questi. Allora, Rosso Valentino. Ho rinforzato un po' i colori naturali e le varie sfumature, quindi di naturale e le varie sfumature di rosso. Rosso Valentino, il classico rosso, che però ogni rosso è sempre diverso l'uno dall'altro. Questo è bellissimo, a vederlo così è proprio color sangue, il classico rosso caldo. Merlot, che invece ha una sfumatura fredda e più scura, che anche questo è stupendo, bellissimo, pieno, bello, mi piace. E poi vi posso dire un'altra cosa, i barattolini di passione unghie sono quelli che mi rimangono più puliti, non so perché, sono fatti proprio bene. Fenty Red lo puntavo non so da quanti mesi, però non l'avevo mai acquistato, ho detto ok, lo prendiamo visto che è saldo, mi ha convinta. Me lo aspettavo più caldo, invece ha una punta di viola, ora non so quanto si vedrà, spero che steso sulla tip lo vediate meglio. È un tripudio anche questo di glitterini, molto molto particolare, molto bello. E poi i naturali, sapete la mia passione si vede per il colore naturale, ne cerco sempre. In realtà ne volevo uno dei semi permanente, che però era sold out, volevo Kate, ma non era più disponibile. Iniziamo da Vintage Rose. Stupendo. Questo mi sa che è il prossimo che mi faccio. Bello. Molto bello. Poi Angela, che è un po' più neutro. Andiamo a vederli così, forse vi sembrano tutti uguali, però non lo sono. Comunque, se no, fate come vi ho detto, andate sulla lente di ingrandimento e cercate. Anche questo è molto bello. Sì, forse somiglia di più, è quello che somiglia di più a Kate, quello che volevo. E per ultimo Zoe, che invece è un po' più lilla, un po' più, sì, lilla. Che è così si vede, più lilla. Questo è proprio primaverile.
Bene ragazze, questo è quanto, spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi torni utile. Vi mando un bacio virtuale anche se non mi vedete, ma sono qui. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!